Il personale della squadra mobile della polizia di Pescara, nell'ambito della consueta attività di controllo al crimine diffuso, ha tratto in arresto due fratelli, un 37enne e un 22enne di Pescara, per detenzione di stupefacente, sequestrando oltre 51 kg tra eroina, cocaina e marijuana. I controlli sono cominciati quando al maggiore dei fratelli, in atteggiamento sospetto dopo un normale posto di blocco in località Zanni, sono stati ritrovati 22.000 euro in contanti e vari telefoni cellulari usati per organizzare gli appuntamenti. Dalle perquisizioni presso un box auto in via Polacchi di Pescara è stata rinvenuta droga per circa 1,5 milioni di euro una volta messa sul mercato. Un'ulteriore perquisizione a Pescara, questa volta in via La Porta, ha portato invece all'arresto del fratello. I due si trovano adesso presso la casa circondariale di Vasto. Ultimamente abbiamo intensificato le attività di controllo del territorio anche alla luce di quello che è successo a Rangitelli, quindi stiamo mettendo un attimino sotto controllo rigido Rangitelli, però è proprio Rangitelli probabilmente ci ha portato a scoprire questo, perché sostanzialmente questa era droga che sicuramente era destinata ai pusher di quella zona. Ovviamente è un controllo del territorio capillare che stiamo facendo, gli equipaggi stiamo cercando di aumentarli per quanto è possibile in relazione agli organici che abbiamo, e quindi devo dare atto ai ragazzi della brillante attività svolta. Credete che possa fare aprire altri scenari questa operazione? Ora c'è la parte più complicata, perché dobbiamo un attimino andare a sviluppare tutta l'attività e vedere se riusciamo a individuare la provenienza di questa attività, della sostanza. Che non bisogna denigrare determinati quartieri, perché come vedete i risultati ci dicono che non è così. Cioè a Rangitelli ci sono i pregiudicati, ma ci sono anche le persone oneste, e quindi voglio dire, non voglio che Rangitelli venga tacciata come quel quartiere dove non si può, cioè è chiaro, ce l'abbiamo noi a Rangitelli quelle che sono le criticità, ma sono delle criticità che ben conosciamo. Però questo significa il fatto di aver rinvenuto la droga in una zona di Pescara al di fuori di Rangitelli significa che